Ciao a tutti! Oggi prepareremo le rose del deserto al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero semolato, burro morbido, farina di tipo 00, uova, lievito per dolci, vanillina, aroma di arancia, cornflakes al cioccolato e cioccolato fondente. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio e il misurino ed azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Finiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il cioccolato. E lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Finiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo adesso la farina di tipo 00. Il burro morbido, l'aroma di arancia, le uova e il lievito per dolci. Ed azioniamo il bimby per 40 secondi a velocità 4. Il composto è pronto, trasferiamolo in una ciotola, copriamola con pellicola trasparente e lasciamolo riposare in frigo per almeno 30 minuti. Trascorsi i 30 minuti abbiamo ripreso il nostro impasto dal frigo, adesso prendiamo una parte, formiamo una pallina fino meno della grandezza di una noce e le andiamo a arrotolare nei cornflakes. Schiacciamo un po'. Li posizioniamo su una teglia rivestita con carta da forno e continuiamo così per il resto dell'impasto. Una volta formati tutti i biscotti, cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti circa. I nostri biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dalla teglia. Rose del deserto al cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta.